Un albero per ogni nato è il titolo dell'iniziativa che il comune di Formigine ha organizzato nella giornata di sabato 24 marzo a Colombaro, vicino all'ingresso del percorso del torrente Tiepido. Tante famiglie dei bambini nati nel 2017 hanno piantato un alberello donato dal vivaio forestale della regione Emilia Romagna, che ha selezionato specie tipiche della zona. Siamo sul percorso del tiepido. Oggi abbiamo voluto festeggiare i nuovi nati formiginesi nel 2017 attraverso un'iniziativa simbolica che è quella della piantumazione di nuovi alberi. Questo perché piantare nuovi alberi ci consente di: ehm, dare un contributo significativo all'ambiente soprattutto per l'apporto di assorbimento di CO2 che gli alberi portano sul nostro territorio ed è risaputo che Formigine è il polmone verde del distretto ceramico e vogliamo che rimanga così e che il verde pubblico a Formigine cresca come è cresciuto in questi anni. L'iniziativa è stata promossa dal comune di Formigine e coordinata dalla cooperativa La Lumaca con la partecipazione di alcune classi delle scuole medie. È stata anche un'occasione per conoscere il variegato mondo del volontariato ambientale di Formigine. Noi abbiamo durante il periodo svolto un, un corso di formazione che viene effettuato dalla provincia di Modena che fornisce alle alle guardie importanti requisiti in ambito di rifiuti, quindi abbiamo sempre l'aspetto dei rifiuti legato a, ai verbali, quindi noi operiamo anche in sanzioni sull'ambito dei rifiuti e attualmente noi svolgiamo un controllo di vigilanza del, dell'abbandono rifiuti che ha in, dimostrato un, un, un forte interesse anche nel come supporto all'amministrazione all comunale. L'ambiente femminile per noi è tenere pulita la nostra città e il rispetto delle più elementari norme di civiltà. Teniamo monitorato le isole di base, cerchiamo di coinvolgere i cittadini nel giusto conferimento della raccolta differenziata e poi purtroppo a occorrenza c'è necessità anche di eventualmente di sanzionare le persone che non hanno rispetto per il prossimo. Con i bambini eh, noi eh, cerchiamo di far giocare sempre nell'ambito ambiente, eh, inventiamo dei giochi, eh, delle cose sul riuso, sul riciclo, eccetera, eccetera. E in più noi come ecovolontari eh, siamo anche dentro al centro educazione ambientale che eh, Aiutiamo dei ragazzi handicap e anche quello sempre in merito all'ambiente, insegnando tutto quello che serve. L'ambiente eh, per Leila è un luogo in cui eh, non c'è consumismo, gli oggetti sono felici di essere usati da molte persone e quasi mai buttati via.